genitori, non sanno neanche cos'è il calcio, e decidono che questo deve essere squalificato e questo no. Allora, io ho visto il pugno di Mexès, perché ero a San Siro, ho visto il pugno di Mexès a Boriello. Ce ne sono, qua c'è un signore che ha giocato parecchi anni e sta ancora giocando. Ce ne sono dai 20 ai 30 in una partita di calcio, di azioni così. Non si può vivisezionare con la televisione una partita di pallone. Il calcio è un gioco di contatto, se no andiamo a giocare a pallavolo, che è un'altra cosa. Allora, c'è qualcuno? Direttore. Velocissimo, perché poi dobbiamo congedare. Buonasera, parole sante le sue, ma adesso il tempo delle parole è finito, bisogna passare ai fatti. Bisogna passare ai fatti, e visto che notoriamente la tifoseria del Parma è una delle tifoserie più tiepide, più calme d'Italia, mi dica lei cosa devo fare. Io ho 50 fedelissimi, abbiamo il pullman, cosa dobbiamo fare? Andiamo a Milano, andiamo a Roma, ci incateniamo, c'è una mezza promessa, vengono anche le femmes con noi, quelle attiviste ucraine che manifestano in topless a seno nudo. Bisogna fare parlare l'Italia, bisogna smuovere Parma contro queste ingiustizie. Io lo dicevo l'anno scorso, picchiamo i pugni sul tavolo. La vostra colpa è stata di non averli picchiati a sufficienza i pugni sul tavolo. Adesso bisogna muoversi. Cosa facciamo? Dica dove ci andiamo a scatenare. Queste sono considerazioni tue. Leonardi, Parma è stufa di questa ramena, della sua parte di rispondere. Sì, prego. Posso rispondere? Allora, faccio complimenti per tutte queste grandi potenzialità che ha Boni in riferimento a trovare soluzioni di persone e tutto il resto. Apprezzo pure l'enfasi e la voglia di soluzione dei vari problemi. Io ho voluto rendere partecipi tutta la nostra realtà, perché a volte, e invece penso che la soluzione è quella che ho detto prima, noi dobbiamo contraddistinguerci per la stile e per l'immagine. Io sono arrabbiato perché passo per quello che non sono, quando vengo deferito per dire niente, altro no, e poi dopo qui si dice che i nostri calciatori, per esempio, sono svenuti in area, che c'era la munizione e che c'è un vento, e lì non scatta mai deferimento. Allora, queste cose qui secondo me sono da contestare e da non stare più in silenzio. Dall'altro lato ritengo che, siccome il nostro campionato è molto complicato e difficile, ci possono essere invece degli errori arbitrali a favore o contro, io vorrei mandare un messaggio a tutta la realtà di Parma di stringersi intorno alla nostra realtà, al nostro presidente, ai nostri calciatori, perché, visto che non c'è questa attenzione, visto che possiamo rischiare di rientrare in problemi seri che noi tutti quanti conosciamo in riferimento a quello che è la difficoltà di una Serie A, l'unica maniera è quella di sostenere, anche nella difficoltà, anche con qualche nostro limite, anche con qualche errore che può commettere dal sottoscritto a tutto il resto, la nostra squadra, andare compatti a tifare per domenica, perché l'unica cosa che si può fare è quella di trasferire questo caos che non ci deve appartenere nel calcio. Facciamo calcio, pensiamo a fare il tipo, pensiamo ad attivarci a critica poco. A volte siamo stati un po' troppo critici nei riguardi di quei ragazzi che ci stanno rappresentando. Questo è l'unico messaggio che mi sento di dire. Poi le battaglie le faccio, ti ringrazio della disponibilità, ma me le faccio da solo. So che sono una persona scomoda, so che non ho abbassato mai la testa, non abbasserò mai la testa davanti a chi pensa di essere più forte, le situazioni anche ultime che si sono verificate l'hanno dimostrato, e perciò non ho paura di questo, non ho bisogno di niente, dico solo, mando un messaggio che è quello, stringiamoci tutti intorno alla nostra squadra. Grazie Leonardo, in bocca al lupo, buon lavoro, grazie. Grazie.